rappresentante di Addio Pizzo. Sì, grazie intanto alla consulta che ci ha invitato e che ha reso possibile questa bella giornata. E vi guardavo mentre organizzavate i preparativi veramente con molta tenerezza e orgoglio nello stesso tempo, perché veramente è uno spettacolo molto bello vedere la passione con la quale è stata organizzata questa giornata sulla legalità. A proposito, ti volevo ringraziare per l'aiuto che ci hai dato nell'organizzazione di questa giornata, che ci sei stato molto d'aiuto, grazie. Grazie a voi e grazie al Questore che ci ha fatto questo regalo di poter vedere la carcassa della macchina, insomma, degli agenti di scorta, che è veramente un pugno in pancia se si guarda con attenzione. Non sono solo rottami, sono rottami sporchi di sangue, e lì dentro c'erano persone che semplicemente facevano il loro dovere. Non volevano essere eroi, non hanno firmato un contratto quando sono stati assunti in polizia dicendo che sarebbero stati eroi. Hanno firmato un contratto in cui dicevano che facevano semplicemente il loro lavoro, il loro dovere di poliziotti. E quindi noi abbiamo il dovere di ricordare questi sacrifici. Tra l'altro, molte delle persone che sono qui nel 92 non erano nate. E quindi a noi, io non ero nato nel 78, all'epoca dell'uccisione di Peppino Impastato, e abbiamo il dovere di tramandare il ricordo, e anche attraverso questi momenti e attraverso la vicinanza delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle autorità che non sono semplicemente autorità, ma in questo caso noi abbiamo il dovere di aiutare ad essere autorevoli, e sono autorevoli. Abbiamo la fortuna a Messina di avere dei rappresentanti dello Stato veramente autorevoli. Quindi intanto grazie a tutti. Noi siamo dell'associazione Addio Pizzo. A Messina è attiva questa associazione soltanto da un anno. Perché? Perché ci siamo guardati attorno e abbiamo visto che questa città sembrava addormentata, sembra addormentata. È la cosiddetta città babba, dove la mafia non esiste. La mafia in fondo è a Palermo e a Catania, dove là ci sono a Gela, dove ci sono le sparatorie, ma a Messina chi la vede sta mafia? Dov'è? E allora ci siamo riuniti un gruppo di ragazzi e abbiamo detto: perché non fondare anche a Messina? Dopo l'esperienza di Palermo, di Catania e anche a Napoli, nella Campania, dopo queste esperienze di Addio Pizzo, perché non portarla a Messina? E grazie al sostegno delle associazioni anti-racket, ma anche delle forze dell'ordine che ci hanno incoraggiato ad andare avanti, abbiamo fondato questa associazione. E per capire che cos'è Addio Pizzo, dobbiamo capire che cos'è il pizzo. Perché molti di noi magari pensano che a Messina questa cosa non c'è. Cioè, a Palermo ci sono dove bruciano le macchine, dove sono gli attentati, dove ci sono ecco, cose più eclatanti. Forse un giorno dovremmo fare una conferenza chiedendo al Questore, ai Carabinieri e a tutti gli altri di capire come mai, di farci capire come mai c'è questa calma apparente. Ecco, magari scopriremmo tante cose, scopriremmo che Messina è una terra di confine tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, e che quindi 'Ndrangheta calabrese, quindi un equilibrio serve, una calma apparente serve. Ma detto questo, che cos'è il pizzo? Il pizzo di fatto è due cose: un fatto economico, perché c'è un passaggio di denaro, ma non è soltanto un fatto economico, è un fatto anche culturale. È un fatto simbolico, è un controllo del territorio, come ci veniva spiegato poco fa. Controllare il territorio. Quando Guglielmo parlava del furto del motorino, in realtà, quando voi, forse a molti di noi, quando andiamo nelle scuole, chiediamo, e molte volte capita di avere la risposta che molti hanno ricevuto indietro il motorino, pagando però. Ecco, quella è una forma di pizzo. Non è che il vostro amico che vi ha fatto trovare il motorino è stato bravo ed è stato gentile. No, ma la mafia lo fa apposta. Cioè, vi ruba il motorino e vi tende l'esca, viene chiamato cavallino di ritorno, se non sbaglio.
cavallo di ritorno, cioè è un'esca. Io ti rubo il motorino, poi tu mi devi dare 500 euro, 1000 euro per fartelo riavere. È voluto. E questo è pizzo, ed esiste, ed è largamente diffuso a Messina. Ma il pizzo è anche usura, è anche obbligare le attività commerciali ad assumere personale che magari probabilmente non lavorerà mai, che non verrà mai, che verrà una volta ogni al mese, che dobbiamo assumerlo perché è segnalato dal... Alcuni anni fa a Messina sono stati realizzati 200 appartamenti a Bisconte, i famosi 189 alloggi di Bisconte. Ecco, da un'inchiesta della magistratura è emerso che quell'attività realizzata dal comune, dall'Istituto Case Popolari, un'opera pubblica, una delle più grosse opere pubbliche rispetto al risanamento, no? Alle case popolari, è stata oggetto di estorsione attraverso l'imposizione di personale che doveva lavorare lì o comunque doveva essere pagato lì, ma non lavorava. Oppure la scelta dei fornitori. Io ho un'azienda edile, il calcestruzzo lo devo comprare per forza da quella ditta, perché quella ditta o la sabbia o altre cose, qualunque, tutti i fornitori possono essere imposti e non essere, il commerciante non è libero di fare le scelte sulla base di una logica di mercato. E questo è pizzo ed è presente, non perché non ci sono sparatori a Messina, ma il controllo del territorio c'è, e quindi questo è un fatto, come dire, culturale, un fatto di come dire, perdita di libertà, perdita di autostima, perdita di dignità da parte del commerciante, che pensate ogni mese lavora, fatica tutto il giorno e poi una parte del proprio reddito lo deve dare a qualcuno che fa la bella vita, tra virgolette. Ecco, questa è una perdita di dignità. Il lavoro è la cosa che ci dà autostima, che ci dà libertà, che ci dà gratificazione. Ecco, lavorare per gli altri. Ecco, questo è il pizzo. Ma oltre a essere un fatto appunto culturale e di controllo, di egemonia, è anche un fatto economico. Però alcune intercettazioni, considerate bene questo aspetto, alcune intercettazioni recenti ci hanno fatto ascoltare che una conversazione tra due boss, tra due persone insomma intercettate, che dicevano: a me non mi interessa niente delle 500 euro perché non me ne faccio niente, il problema è che quello deve pagare perché è un fatto di principio, deve pagare, perché se non paga io che sono il boss, che autorità ho? Perdo la mia forza, la mia autorità su quel territorio. Quindi in questo senso vedete l'importanza per la mafia di essere radicata sul territorio attraverso uno strumento semplice che, con varie tipologie, la ricerca di soldi, l'imposizione dell'impiegato, del personale, l'imposizione del fornitore, concretizza l'egemonia sull'attività di impresa. Però è un fatto anche economico. Pensate questo, è un fatto economico che magari ha delle radici qui nei nostri territori, ma ha delle ripercussioni, come diceva Dario, in tutta Italia e anche in Europa. Pensate al terremoto che c'è stato in Abruzzo, all'Aquila. Ecco, anche lì è stato dimostrato che buona parte degli edifici che sono crollati erano stati costruiti con cemento depotenziato. Con cemento realizzato obbligatoriamente, che è stato imposto alla ditta probabilmente perché realizzato con calcestruzzo che fatto con poco cemento, per essere chiari, con tanta sabbia e poco cemento, e che quindi alla prima scossa crolla. Ecco, vedete come è un'onda, un anello di onda che quando si butta nello stagno si, a cerchi concentrici, si allarga dalla piccola cosa alla grande cosa. Un'azienda che magari lavora a Messina, che ha prodotto il cemento, il calcestruzzo a Bergamo, e anche qui ci sono intercettazioni, ci sono atti della magistratura, lì ha prodotto gli effetti.
quella palazzina è crollata oppure è stata visionata, eccetera. Ma allora, però io ti invito a pensare una cosa: se è un fatto economico, se è un fatto di controllo del territorio, se è una cosa presente, alla fine questo pizzo chi lo paga? Perché lo paga il commerciante, lo paga l'imprenditore materialmente attraverso queste cose che ho detto. Però il commerciante poi, il proprio reddito da dove lo prende? Dagli acquisti che ognuno di noi fa. Quindi indirettamente ciascuno di noi paga il pizzo, anche se in una piccola parte. Se io vado a comprarmi un panino o la mortadella dal panificio sotto casa e quello lì sappiamo che è una persona connivente, che paga, che è inserita nell'ambiente, io quell'euro che ho speso di panino, una piccola parte, saranno 10 centesimi, saranno 5 centesimi, ma va alla mafia. E quando mi ricollego a quello che ho detto prima, per il boss non è un fatto, non è un problema avere quei 500 euro al mese di pizzo dal commerciante, è un problema simbolico, fortemente simbolico, di controllo. Perché? Perché poi tutte le altre attività devono prosperare, devono continuare. Il traffico di droga, come diceva Guglielmo, il traffico della prostituzione, il commercio delle armi. Ecco, cioè noi con quei 10 centesimi che abbiamo comprato, che abbiamo contribuito a pagare nel panino che abbiamo comprato sotto casa, abbiamo pagato il prezzo del sangue di quei giovani che sono morti per overdose, o di quelle donne che sono costrette nel traffico della prostituzione. Allora, ci sentiamo corresponsabili di questo? Qual è l'idea di Addio Pizzo? È passare dalla consapevolezza che la mafia non si batte, non si può sconfiggere attraverso pochi eroi. Noi celebriamo, ed è doveroso celebrare il sacrificio di Falcone, Borsellino, Montana e tanti altri, però fino a qualche anno fa si pensava che loro erano degli eroi e che loro erano delle persone irraggiungibili, che erano coraggiose, che erano loro deputate a morire, dovevano essere loro, perché loro erano poliziotti e magistrati. Ma non è così. La lotta alla mafia la dobbiamo fare ciascuno di noi nella quotidianità, come dice il tema di questa giornata, nella quotidianità. E come possiamo farla questa lotta? Non delegando alla magistratura, alle forze dell'ordine. Non sono loro che devono combattere la mafia, siamo tutti noi. Quindi passare da una logica che vede alcuni eroi coraggiosi a tanti cittadini consapevoli, che sanno cosa scegliere, come diceva in maniera eccellente il prefetto, analizzare, capire, studiare, vedere ciò che è la realtà che abbiamo attorno e agire di conseguenza, fare una scelta, prendere parte, decidere di stare dalla parte della legalità. Perché non solo perché è giusto, ma perché è anche conveniente, perché la nostra terra può crescere e anche economicamente solo con la legalità, perché la mafia sottrae risorse alla fiscalità, allo Stato, e che quindi questi soldi mancano per spenderli nelle vostre scuole, nelle vostre palestre, nei vostri auditorium che non ci sono. Tutte queste cose sono soldi che mancano, ed è per questo, per la presenza della mafia, anche per la presenza della mafia, che il nostro territorio è sottosviluppato economicamente. Proprio perché c'è questo cancro che succhia le energie, la linfa vitale della nostra economia. Allora, se noi comprendiamo che è un fatto economico anche la lotta alla mafia, sceglieremo di comprare quel panino con la mortadella, non dal panificio sotto casa, che sappiamo, perché vivendo il territorio noi lo sappiamo se quella persona ha delle buone frequentazioni, se lì ci entrano i poliziotti o se lì ci entrano i mafiosi, se lì ci entra la persona per bene o se ci entrano quelli che poi vediamo agli angoli delle strade a spacciare droga. E allora, se invece di comprare il panino lì lo compriamo 100 metri più di strada più in là, facciamo 100 metri, 200 metri,
sapendo che c'è un commerciante che magari ha aderito alle associazioni anti-racket, che ha denunciato, che ha una frequentazione con la polizia, con le forze dell'ordine, perché vuole che il proprio quartiere, il proprio territorio migliori. Allora compriamolo lì il panino. E allora come fare questo? L'idea di Addio Pizzo è molto semplice nella sua, secondo me, è un'idea rivoluzionaria ma semplice allo stesso tempo. Perché? Perché è semplicemente questo: realizzare una lista di commercianti che attraverso appunto le associazioni anti-racket, attraverso quello che si riesce e che si sa dagli atti della magistratura, delle inchieste, eccetera. Noi sappiamo che persone hanno denunciato, hanno rischiato, continuano a rischiare tutti i giorni. Se noi realizziamo una lista di imprenditori, di commercianti, all'interno della quale ci sono i panifici, i fiorai, i gioiellieri, qualunque cosa, che dichiarano preventivamente: guardate che io o sono venuti e io ho denunciato, oppure se vengono, perché ancora non sono venuti, se vengono io li denuncio. E lo dicono chiaro, lo mettono in vetrina, con un logo. Facciamo questa lista, dopodiché ciascuno di noi ha la maturità, la presa di coscienza, la consapevolezza di stare dalla parte della legalità e dire: io mi impegno a fare i miei acquisti presso questi commercianti, questi che rischiano. Ecco, se facciamo questo salto di qualità e comprendiamo che la lotta alla mafia non è delegata al questore o al comandante dei carabinieri o al magistrato. La lotta alla mafia è un fatto nostro, è un fatto di ciascuno di noi. Se riusciamo a comprendere questo, allora basta poco. Non vi chiediamo di essere eroi. Noi stessi di Addio Pizzo non vogliamo essere eroi. Noi non siamo un'associazione che intende fare i paladini della giustizia, vogliamo semplicemente, come dire, stimolare la società civile a fare delle scelte, a non dormire, perché se continuiamo a dormire la società resterà sempre quella che è. Quando noi abbiamo la consapevolezza, abbiamo le risorse, le capacità per scegliere, per fare una scelta. Se qualcuno deve ristrutturare una casa, piuttosto che andare a prendere una ditta qualunque, può prendere una ditta che ha denunciato. Il presidente dell'Antiracket, Mariano Nicodra, è tra l'altro testimone di giustizia, sotto scorta, eccetera, ha fatto una scelta di vita, sta sacrificando parte della sua vita, i rapporti con la sua famiglia, eccetera. Ecco, noi ci sentiamo di aderire a questi sacrifici, di non lasciarli soli. Che ci costa andare da quel panificio piuttosto che da quell'altro? Secondo me niente. Che ci costa stare attenti, aprire gli occhi, aprire le orecchie, capire sul territorio cosa accade, chi sono le persone di cui ci possiamo fidare e chi sono le persone di cui non dobbiamo fidarci? Ecco, io credo questo, che Messina abbia la necessità di essere stimolata da questo punto di vista, perché purtroppo in questi anni tanto silenzio, tanta rassegnazione, molte volte ci sono, veramente in questo caso bisogna fare complimenti alla polizia, ai carabinieri, per le eccellenti attività di indagine, di repressione, per le grandi attività di arresti che ci sono stati da tutti i clan dei vari territori, dei vari quartieri. Però non può bastare il delegare a loro di arrestare le persone, perché se ne arresti uno, poi ce ne sarà un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e non finiremo mai. L'unico modo è scendere in campo noi, in prima persona. Se le parole del prefetto, le parole del questore, le parole di Dario Montana, di Guglielmo ci hanno in qualche modo impressionato, colpito, ci hanno segnato, ci hanno fatto riflettere. E allora, se queste parole ci hanno fatto riflettere, noi cosa facciamo? Usciamo da questo teatro e continuiamo la nostra vita
come se sì, ce ne usciamo più gratificati, che bella conferenza, abbiamo sentito delle belle cose, abbiamo visto dei bei video. E domani? Domani tu cosa fai per combattere la mafia? Ti impegni? E allora noi stiamo tentando, con non poche difficoltà, di realizzare queste due liste. La lista dei commercianti che hanno denunciato o che sono pronti a denunciare, la lista dei consumatori che si impegnano a preferire questi commercianti. Qui fuori c'è un banchetto al quale realizzato da noi appunto, nel quale potete sottoscrivere questo impegno. È un impegno molto semplice in cui si dice che qualora ci sarà questa lista, quando verrà pubblicata questa lista di commercianti, preferiremo scegliere questi commercianti. Io credo che questo sia uno strumento semplice e rivoluzionario allo stesso tempo. E ribadisco, non vogliamo essere eroi, non vogliamo avere meriti, vogliamo semplicemente stare a Messina facendo il nostro dovere. Noi non siamo professionisti dell'antimafia, non abbiamo uno stipendio, siamo volontari. Siamo persone comuni, ragazzi e ragazze che si sono interrogate, hanno detto io personalmente che cosa posso fare oggi, qui e ora per combattere la mafia, perché la mafia è una cosa che mi interessa, non è una cosa che riguarda altri. E allora se usciamo con questi interrogativi, se usciamo con una presa di posizione dopo gli interrogativi, beh allora diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche e io credo che a Messina c'è tanto da fare, c'è moltissimo.